Che disastro, follia! Non si vede più niente! Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Quale migliore occasione di tornare con i vlog dallo stadio se non con il match più atteso del campionato, una partita che potrebbe decidere lo scudetto. C'è il derby d'Italia, c'è Inter-Juve, let's go! Prima di immergerci nel vivo dell'azione, ricordati di iscriverti al canale, ti vedo che non sei iscritto, e attiva la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi video che ci aspettano delle partite molto piccanti. Iniziamo con un'analisi dello stato di forma delle due squadre. Inter, che arriva alla partita con una serie di 5 vittorie consecutive, alcune molto convincenti come quella contro il Monza, altre un po' meno, e seguite da una serie di polemiche arbitrali da parte di milanisti e juventini, a mio parere anche abbastanza ridicole, proprio loro che si sono sempre vantati del motto vincere è l'unica cosa che conta e adesso ci vengono a fare la morale, ma per piacere, va. Anche la Juve comunque arriva alla partita in uno stato di forma estremamente buono, nonostante il pareggio nell'ultima partita contro l'Empoli per 1-1, condizionato evidentemente dall'espulsione di Milik dopo 18 minuti. Derby d'Italia che è da sempre una partita molto sentita e molto tesa da parte di entrambe le tifoserie. Credo che siano almeno 20 anni che Inter e Juve non si contendono lo scudetto in maniera così serrata, e Allegri lo sa benissimo, infatti è da un paio di settimane che in conferenza stampa sta lanciando frecciatine per destabilizzare l'ambiente nero-azzurro, anche se quella dei "i ladri scappano e le guardie rincorrono" è abbastanza ridicola. Forse un ripassino della storia non farebbe male, perché qua si sta mistificando la realtà. Ovviamente San Siro sarà sold out, 70.000 persone pronte a lasciare tutto negli spalti, un incasso da oltre 6 milioni di euro e la curva nordica pronta, una delle sue coreografie spettacolari. Ma che bello è San Siro al tramonto, sembra quasi la pagoda di Surri quando mette le shaders su Minecraft. Ok, forse questo è un po' off topic. Personalmente non mi aspetto una partita molto diversa dall'andata, molto chiusa, con poche occasioni da gol. Perdere questa sera infatti per entrambe le squadre avrebbe un impatto, a mio parere, devastante. Per questo motivo il mio pronostico è 1-1 con reti di Bremer per la Juve e Mkhitaryan per l'Inter. I tifosi della Juve hanno iniziato a lanciare i fuochi d'artificio. Lì è dove si riuniscono prima di entrare allo stadio. Si inizia ad entrare nel vivo. Nel frattempo ci siamo già messi in prima fila per l'arrivo del pullman dell'Inter. Grande Marotta! Si sta scaldando da un po' con la situazione. Ecco il pullman. Che disastro, follia! Non si vede più niente! Te l'ho promesso da bambino, per sempre ti starò vicino, a festa al comunque andiamo, siamo a curva nord di Milano! Mi sono completamente intossicato! Adesso davvero non ci resta che prendere posto e goderci lo spettacolo. Su ogni seggiolino è stata distribuita una sciarpa. Praticamente la partita è sponsorizzata da Qatar Airways e come regalo per i tifosi ha dato questa sciarpa in omaggio. Veramente bellissima iniziativa, bravi. Le uscite del primo, secondo e terzo anello verde sono state tappezzate perché saranno parte di una coreografia che coinvolgerà tutti e tre gli anelli. Vai capitano, ti sei un fenomeno, fallo un gol questa sera. Sono stato abbastanza tranquillo fino a questo momento, devo dire che adesso un po' di pressione la inizio a sentire anch'io. La Nord ha iniziato a disporre degli striscioni, delle frecciatine nei confronti della storia della Juventus. D'altronde, questa è la loro storia. Entrano in campo le squadre, tutto lo stadio ha alzato la propria sciarpa nerazzurra. L'ho fatto per te, internazionale devi vincere, e la gente ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi.
fatto comunque con delle torce, hanno fatto gli occhi di Medusa. Mamma mia, che spettacolo. Inizia il derby d'Italia. Dai raga! Dai Marcus. È iniziato benissimo e infatti questo è San Siro che carica la squadra. Primi 17 minuti, partita totalmente in controllo dell'Inter. Juve che sta completamente rinunciando a venirci a prendere, prova solo a giocarsela in ripartenza. Porca puttana! Meno male che ha sbagliato l'aggancio, ha sbagliato lo stop Vlahovic. Mamma mia, che occasione incredibile per la Juventus in contropiede. Vai Marcus! Una semi rovesciata incredibile e la palla è finita sui piedi di Thuram. Mamma mia, importantissimo, mancano tipo 10 minuti alla fine del primo tempo. Stanno controllando al VAR, però se è tutto regolare. È buono! 37esimo del primo tempo, Inter 1, Juventus 0. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Dura. Dura che adesso ci prova, ultima occasione del primo tempo. Ma no! Ha fischiato la fine del primo tempo! Eravamo là, al limite dell'aria! Ma non succede mai questa cosa! Comunque finisce il primo tempo, Inter in vantaggio sulla Juve per 1-0, un primo tempo completamente dominato in cui l'Inter è meritatamente in vantaggio. Adesso nel secondo tempo assolutamente bisogna continuare a giocare così, non chiudersi, perché questi con qualsiasi occasione riescono a buttarla dentro, rimpallo, quello che è. E quindi cercare il secondo gol e portare a casa la partita. Iniziamo da una posizione super interessante per la Juve. Lunga! Sono passati 5 minuti dall'inizio del secondo tempo e già si vede una Juve con un baricentro decisamente più alto rispetto al primo. È in queste situazioni in cui l'Inter si esalta e mette in mostra le sue qualità migliori. Esci! Era completamente da solo.
Occasione clamorosa per portarsi sul 2-0. Mamma mia, cosa si è mangiato Di Marco? Non da lui un tiro del genere, non da lui. Che silurata ha tirato Gatti, l'ho vista dentro, madonna. Vai male! Vai male! Bravo! Bravo! Cosa ha parato Szczęsny? Ma io non ci posso credere. Cioè veramente, ma che culo di merda. Ma non può essere. Cioè non può essere, veramente, non può essere. Vai Thuram! Bravo Marcus, è l'uno contro uno, vai da solo, mangialo, mangialo, oh! Oh! Ma di gole, l'ha spinto, palese, oh, l'ha palesemente spinto da dietro. Guarda, chiudilo, bravo, bravo Carlos. Oh, a Fischer è uno. Mi verrebbe da citare Conte in questi casi. Sei sempre tu, Maresca, sei sempre tu. 85 sul cronometro, sempre 1-0. Vai, Denzel! L'ha sbagliata Arnautovic. Oh, Danilo è espulso però. L'hai visto? Ma come ha fatto a sbagliare? Io vado adesso tutta in avanti per cercare il pareggio nei minuti finali. Sarò 5 minuti di recupero. Tutta San Siro che trattiene il fiato. Spazza, spazza, spazza. Via, 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 bravo Ciala, via. Zaghi, invita la squadra a salire. E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Mamma mia, che partita, ragazzi. Un po' di sofferenza alla fine, ma ci sta. Alla fine giocavamo contro la Juve. Più che altro abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo avuto diverse opportunità per poter raddoppiare. In queste partite solitamente così tanti errori poi li paghi e rischi che la partita finisca in pareggio e quindi ti mangi le mani per i due punti persi.
Così non è stato, l'Inter si porta più 4 sulla Juve con una partita da recuperare e inizia così una mini fuga per la conquista dello scudetto. Comunque veramente bisogna solo fare i complimenti alla squadra e all'allenatore, la partita è stata preparata benissimo, si è stati propositivi quando dovevamo attaccare, chiusi in difesa quando dovevamo difendere il risultato e veramente proprio difensivamente parlando, Vlahovic, Yıldız, Chiesa quando è entrato, completamente annullati. Chiaro che poi verso la fine un po' devi soffrire perché loro provano il forcing finale, ma veramente anche a centrocampo, perfetti. Veramente una partita eccezionale da parte della squadra. Noi adesso ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video che sarà Inter-Atletico Madrid. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like soprattutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Forza Inter, ciao!